A tutti e voi, tutti voi, bentrovati! Siete in onda sul web, siete in rete per ascoltare questo Hangout, questa conferenza stampa in rete per presentare una novità che riguarda proprio internet. Fabio Colagrande da Roma, come giornalista della Radio Vaticana, sono contento di presentare questo progetto che si chiama Pop Up, un progetto per la Giornata Mondiale della Gioventù 2013 che sta per cominciare a Rio de Janeiro in Brasile, un progetto che permetterà di vivere la GMG 2013 sulla rete, nella rete, ormai luogo di evangelizzazione, ambiente nel quale passiamo gran parte della nostra giornata, ambiente attraverso il quale anche chi non potrà essere in Brasile potrà vivere la GMG. Ma non è solo un luogo per coloro che non sono in Brasile, ma è un luogo reale. Pop-up, un luogo nel quale potranno anche esserci i riflessi delle amicizie, delle relazioni, dei momenti di fede che si vivranno in Brasile con Papa Francesco dal prossimo 23 luglio. E io saluto subito gli ospiti che sono collegati dall'Italia e dal Brasile per questo hangout e innanzitutto il creatore, ideatore di Pop-Up, Marco Biggio, che tra l'altro ricordo è presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Mediante, che assieme alle Figlie di San Paolo, come scopriremo tra poco, ha promosso Pop-Up. Marco Biggio, buongia, ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongia Fabio. Grazie a Marco Biggio da Rio de Janeiro e saluto subito un'altra ospite che è collegata questa volta da San Paolo, sempre in Brasile, Jacqueline Oliveira. Jacqueline, ben trovata. Ciao Fabio, grazie, ciao a tutti che l'accompagnano in questa conferenza, ciao. Ho presentato bene in francese il tuo nome Jacqueline, dovevo pronunciarlo in portoghese. No, questo va bene, Jacchelini, va benissimo. Jacqueline Oliveira, mi Sì, sono lasciato giusto. prendere come dire, dal mio europeismo e invece Bene. saluto, visto che le Figlie di San Paolo, come dicevamo, in particolare la pastorale giovanile vocazionale italiana delle Paoline, è l'altro ente promotore insieme all'associazione Mediante di questo progetto, saluto subito Suor Mariangela Tasselli, figlia di San Paolo, impegnata a Napoli nella pastorale giovanile, nella formazione della catechesi, che sarà la responsabile della redazione italiana di Pop-Up. Suor Mariangela, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te Fabio, a tutti noi e a tutti voi che ci seguite in questo momento dalla rete. Allora sì, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in rete, dateci subito i vostri commenti su questa idea, questo progetto. Saluto anche l'addetta stampa di Pop-Up, Paola Fumagalli. Ciao Paola, ben trovata. Ciao Fabio, ciao a tutti e bentrovati. E mi scuso anche per il ritardo con cui abbiamo aperto questo hangout, proprio per colpa del conduttore. E saluto anche Maria Rosaria Finelli, che sarà la responsabile del settore social di Pop-Up. Maria Rosaria, buon pomeriggio anche a te. Allora, io non ho sentito la risposta di Maria Rosaria, però ci possiamo Sì, ci sono, riprovare? ci sono. Ecco, ci sei anche perché Ciao, un saluto a tutti. Come responsabile social, sei Parlerò importantissima per. Parlerai poco? poco, sì, diciamo che sarò un po' più la voce degli altri, non molto, non tanto la mia, Però quindi. la voce si deve sentire, se no, Sì, anche se parli poco. certo. Allora, salutiamo, chiediamo subito a Marco Biggio, qual è l'identikit di questo sito pop-up. Non è solamente un sito, ma è qualcosa di più, è davvero un ambiente nel quale sarà possibile vivere la GMG di Rio. Non è vero, Marco? Sì, mi piace dire che non ci rivolgiamo soltanto, come si dice spesso, agli sfortunati che non riusciranno a partecipare alla GMG di Rio. Ci riferiamo a chi vuole vivere la GMG in modo nuovo, in rete, non solo attraverso la rete, quindi interagendo con noi. Sarà un lavoro di contatto e quindi in questo senso anche di evangelizzazione con le persone che conosceremo in rete e che ci conosceranno. Un po' come è capitato
a Madrid nel 2011. Questo progetto è figlio, diciamo, per così dire, di un'iniziativa realizzata in collaborazione con la famiglia Mercedaria, la San Paolo e famiglia Cristiana, per la Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid. Nell'occasione si chiamava Radio Pop-Up. Ecco, quindi nel nome, il nome vuole ricordare questa iniziativa. Parte dello staff che lavora quest'anno con noi è parte dello staff di Radio Pop-Up. E poi rimaniamo sempre un po' nell'ambito della famiglia Paolina, questa volta con il ramo femminile, con le figlie di San Paolo, quindi con Suor Mariangela e le altre, e quindi in questo senso con iniziativa figlia di quella del 2011. Possiamo dire, Marco, che sarà un luogo pop-up di evangelizzazione, di amicizia, per condividere riflessioni, relazioni, condividere le emozioni proprio della settimana della GMG di Rio? Assolutamente sì, è un luogo, anche perché non si tratta, pop-up non è un sito internet, è un lavoro un po' più ampio, c'è tutta la parte dei social, e poi ripeto, credo che sia importante proprio quello che non si vede, è quello che avviene dietro le quinte, quindi la corrispondenza, anche i messaggi privati che si ricevono, un qualcosa che non si vede e che invece è notevolmente importante. Suor Mariangela, possiamo dire che dove si parla di giovani, di Vangelo e di rete, le Paoline ci vogliono essere. Questo è il motivo per cui avete aderito a questo progetto. Sì, assolutamente sì, Fabio. Dove c'è il Vangelo, dove ci sono i giovani, vogliamo esserci, facciamo in modo di esserci. E come prima chiedevi anche a Marco, questa esperienza vuole essere un'esperienza essenzialmente di evangelizzazione, ponendosi proprio come esperienza che accoglie la sfida lanciata dallo stesso tema, per il quale i giovani già si stanno preparando nelle varie realtà locali, ecclesiali, diocesane. Andate e fate discepoli tutti i popoli. Allora ci piacerebbe che i ragazzi potessero sperimentare tutto questo anche nella rete, perché la rete è ambiente in cui le relazioni si costruiscono, è ambiente in cui la parola chiede di correre, di camminare. Allora sicuramente noi vorremmo e faremo in modo, anche con un programma costruito ad hoc, di far sì che la rete possa diventare un luogo per sperimentare e sperimentarsi, così che anche le condivisioni, le videocatechesi, i momenti di condivisione, di ponte, di collegamento concreto con il Brasile che costruiremo, possano diventare dei momenti da condividere, ma dei momenti di crescita sia personale che poi in cui coinvolgere anche altri amici, compagni, fratelli, sorelle. Quale contributo pensate di dare come redazione italiana a Pop-Up, Suor Mariangela? Allora, noi come redazione italiana abbiamo, come dire, una duplicità di compito. Certamente quella di portare, di far arrivare a Rio l'entusiasmo, la voglia di Vangelo che i giovani qui in Italia hanno. Come redazione italiana noi saremo collocati proprio stabilmente a Salerno e vivremo con la regione Campania questo momento, affiancheremo loro nel lavoro preparatorio ma anche proprio in workshop veri e propri sulla parola e sull'evangelizzazione. Dall'altra parte però la redazione italiana aprirà, come quella brasiliana, già i suoi contatti in diretta dal 22 luglio, proprio per costruire insieme dei momenti di catechesi. Noi dall'Italia proporremo nelle mattinate delle videocatechesi in streaming e rilanceremo fotopreghiere, cover da condividere su Facebook, in modo che il messaggio del Vangelo e quindi poi quelle che saranno le parole del Papa possano trovare un percorso di preparazione previo. Dall'altra parte però bisogna arrivare al 22 e al 22 bisogna arrivare carichi. Allora, come Paoline abbiamo, e qui la base di appoggio è già paoline.it, che in qualche modo ci supporta, supporta Pop-Up in questo ruolo preparatorio con tre momenti importanti in cui rilanceremo ai ragazzi una sorta di atteggiamenti da coltivare in preparazione poi all'incontro con il Papa. Quindi questo lavoro Pop-Up e questo andare tutti a Rio realmente a costo zero fa sì che in realtà a Rio ci arriviamo preparati, ci arriverà chi ci andrà fisicamente, ci arriverà preparato chi va attraverso la rete. Conferenza stampa di presentazione del progetto Pop-Up che parte oggi, siamo sul sito ovviamente di Pop-Up, www.popup.it.
www.cantalavita.net, ma anche sul sito www.cantalavita.com. Chiedo a Paola Fumagalli, addetta stampa proprio di Pop-Up, secondo te Paola, quale sarà l'utente tipo, la persona a cui si rivolge questo sito? Chi vi aspettate che parteciperà proprio sul vostro portale? Ma sicuramente ci saranno tanti giovani, ma non solo. Noi abbiamo amici sparsi in tutto il mondo e siamo convinti che ci seguiranno. Ecco, in questa fase preparatoria fino al 23 luglio voi comincerete subito però a riempire di contenuti Pop-Up, fin da oggi, certo, non è vero? Certo, inizieremo, il sito è online da poco, ma ci sono già dei contenuti e pian piano questi contenuti aumenteranno, con articoli e con altri supporti. Ecco, qual è l'importanza dei social su questo sito? Già Marco ci anticipava qualcosa, ma chiedo a Maria Rosaria Finelli se vuole spiegarci il ruolo che hanno i social nel progetto Pop-Up. Ma diciamo che i social sono un po' una delle peculiarità del nostro progetto, perché permettono a chiunque di interagire con noi e di magari darci una testimonianza, di rendersi parte di questo progetto, diciamo. Quindi anche con una tecnologia minima, per cui un account di Facebook oppure Twitter oppure Google Plus possono diventare parte del progetto. Jacqueline da San Paolo, che attesa c'è per questa GMG e soprattutto quanto il progetto Pop-Up a cui avete lavorato contribuirà in qualche modo a creare un vero e proprio ponte tra il Brasile e l'Italia durante questa settimana? Sì, sì, sarà una bella esperienza, facciamo, perché io credo che le persone che siano in rete possa essere le persone a unirsi, né? Anche la gioventù del Brasile, ma come la gioventù del mondo, perché attraverso questa rete si può fare questo scambio, né? Dell'esperienza, delle cose che si stanno sperimentando anche con le foto, con le proprie esperienze di vita. Então, credo che sarà un'esperienza bellissima anche per noi brasiliani, che siamo con cuore così ansioso per questa GMG, anche prima del 2011, quando sappiamo che la GMG sarà qua in Brasile. Sono contentissima di poter partecipare a questo progetto, sicura. Mi aspetto che tutte le persone che accessano questo sito possano fare un'esperienza attraverso delle testimonianze che c'è nel sito, attraverso degli articoli, né? Non sia un sito solo per informazione, ma per testimonianza, per fare un'esperienza del Dio. Anche perché i giovani brasiliani usano tantissimo internet, sono tecnologicamente un po' più avanzati di quelli italiani, o dico una cattiveria? No, credo che no, siamo lì, anche i giovani del Brasile sono attentissimi alla rete social network, né? Sono online su 24 ore, anche il cellulare, il mobile, anche il computer, è 24 su 24, né? Então è un'opportunità di accompagnare che la GMG starà acontecendo qua in São Paulo. Qui in São Paulo c'erano la settimana missionaria, ma il del Rio possono accompagnare la GMG la settimana per conto di questo sito e le reti sociali. Marco Biggio, siamo in conclusione, credo, di questo nostro incontro, di questa conferenza stampa di presentazione. Andando sul sito www.popup.net, cosa si trova fin da oggi? Sarà un po' un modello di quello che troveremo anche nelle prossime giornate, anche durante la GMG. Ci sono diversi contenuti. Sì, poi devo dire anche due novità che abbiamo ottenuto, conservato per questa conferenza. Intanto sicuramente già trovano degli articoli sia nella redazione italiana Pop-Up Italia, sia nella redazione brasiliana.
e altri ovviamente seguiranno prima della GMG, anche se il sito sarà proprio attivo al 100% durante la GMG. Che cosa troviamo in questi articoli? Testimonianze, c'è qualcosa anche per iniziare, abbiamo voluto iniziare anche con la storia della GMG, che è generalmente una cosa che personalmente mi appassiona e che è molto confusa. Cercando in internet si trovano informazioni sparse, non si riesce a ricostruire come è nata la GMG e tutte le varie tappe sino ad arrivare ad oggi. E quindi articoli e testimonianze, apriamo con 4 testimonianze, video testimonianze le abbiamo chiamate. Abbiamo adesso Tiziana Manenti, che è la voce italiana dell'inno della Giornata Mondiale della Gioventù, Roberto Bignoli, cantautore cristiano che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo una bellissima testimonianza e intervista con Valerio Cipri dei Gen Rosso, che ci racconta degli aneddoti particolari su Come nasce Resta qui con noi, che è una canzone che i Gen Rosso hanno scritto nel 1984, in occasione del primo incontro di Giovanni Paolo II con i giovani, che poi 2 anni più tardi è diventato Giornata Mondiale della Gioventù. Resta qui con noi è una canzone che suonano in tutto il mondo, anche qua in Brasile mi è capitato di sentirla proprio dentro in chiesa, in animazione liturgica. Poi la nostra particolarità sarà proprio quella della testimonianza, quindi ogni giorno durante la GMG pubblicheremo una video intervista testimonianza del fondatore di una nuova comunità brasiliana cattolica, comunità cattolica brasiliana. Qual è il senso di questo? Far conoscere un volto della Chiesa brasiliana particolare, attivo. Per intenderci, il responsabile delle nuove comunità è colui che ha detto a Papa Bergoglio: ricordati dei poveri, che è Monsignor Claudio Humes. Non so se la pronuncia è esatta, in portoghese credo che sia Humes, correggimi Giacchelini se sbaglio. Le nuove comunità brasiliane sono numerosissime in Brasile. Devo dire che frequento il Brasile da una decina d'anni e venendo dall'Italia sentivo dire: sì, ma in Brasile queste nuove comunità, uno si alza dal letto e apre una nuova comunità. C'avevo quest'idea un po' distorta. Venendo qua in Brasile ho visto invece che la realtà è ben diversa. Mentre la Chiesa brasiliana viene, per così dire, ovviamente una mia interpretazione, un po' mangiata dalle cosiddette sette protestanti, dico sette per specificare bene che non si tratta dei protestanti, degli evangelici, con cui la Chiesa cattolica ha in Brasile un ottimo rapporto di collaborazione, ma le vere e proprie sette, che quelle sì che aprono da un giorno all'altro. Per cui camminando in una strada di San Paolo o anche di Rio de Janeiro, tu incontri una chiesa cattolica, una parrocchia, e 4-5 edifici di culto, chiamiamoli così, di queste sette, e tutti pieni, tutte piene. E allora le nuove comunità svolgono un ruolo importantissimo in questo senso, per riavvicinare le persone alla Chiesa. E tra l'altro mi piace dire questo, sempre nella mia visione, che se è vero che l'Europa ha evangelizzato il Sud America anni fa, adesso è vero che forse sta capitando un po' il contrario. Alcune di queste nuove comunità, che per questo anche noi vogliamo far conoscere, aprono le loro case in Italia e anche in altri paesi dell'Europa. Questa è una novità. L'altra cosa a cui stiamo lavorando in queste ore, quindi ancora non è definito, è un gemellaggio possibile con Don Roberto Ponti, che è paolino, che era uno dei responsabili del progetto di Madrid, che adesso sta in Congo, a Kinshasa, in Africa, e probabilmente avranno anche loro un piccolo spazio nel sito, quindi con una testimonianza anche dall'Africa, che è un continente che aspetta la Giornata Mondiale della Gioventù da un po' di tempo. Marco, io ho apprezzato molto quanto tu dicevi, soprattutto il ricordo relativo alle parole del Cardinal Humes, che era accanto al Cardinal Bergoglio quando arrivò il risultato il 13 marzo della votazione che portava Bergoglio a diventare Papa Francesco. E ho ascoltato proprio in diretta dal Papa il ricordo di quell'istante, ed è un momento forse indimenticabile di questi primi 100 giorni del pontificato, e sicuramente Papa Francesco avrà in mente quelle parole del Cardinal Humes quando arriverà tra pochi giorni a Rio de Janeiro.
sicuramente c'è una grande attesa per questo avvenimento in Brasile. Io direi di chiudere con questa considerazione. Brasile che sta attraversando settimane molto difficili per le proteste e le manifestazioni popolari, più che proteste, che stanno coinvolgendo diverse città in maniera pacifica, purtroppo con qualche momento di violenza, e che stanno anche segnando il grande evento sportivo della Confederation Cup. Marco, ti chiedo, tu sei da diversi giorni in Brasile, sei stato a Rio, a San Paolo, quale clima si respira in questo paese e come si inserisce questo momento di fede ecclesiale così forte come la GMG in questo momento della storia del Brasile, secondo te? Io credo che intanto, prima di tutto, il Brasile è pronto per ricevere la GMG, anche se a livello mediatico, come sempre ho avuto modo di imparare anche nelle precedenti GMG, l'attenzione mediatica è spostata su altro. Si parla più, ad esempio, della Coppa del Mondo dell'anno prossimo che della GMG, che è tra due giorni. Ma questo siamo abituati ormai. Però il paese è pronto, ci sono le famiglie che ridipingono le loro case, comprano letti aggiuntivi, davvero il Brasile aspetta i pellegrini a braccia aperte e sarà un evento secondo me incredibile, anche perché c'è la presenza di un Papa sudamericano e quindi c'è l'attenzione è sicuramente anche raddoppiata. Da un punto di vista delle manifestazioni della protesta, mi piace dire, e anche qua ripeto una mia interpretazione, che mentre qua la protesta è per un paese che comunque sta crescendo notevolmente, quindi il senso della protesta è, cioè, si respira comunque un'aria positiva. In Europa o in Italia, quando assistiamo a manifestazioni di questo tipo, lasciando da parte la violenza che capita c'è in Italia, in Europa e c'è anche qua, perché c'è sempre qualcuno che si comporta come non dovrebbe, però dalle nostre parti le manifestazioni sono per non precipitare, quindi l'atmosfera è completamente diversa. Qua è un'atmosfera di fermento, un qualcosa di positivo, anche di giovane, sono tantissimi i giovani che partecipano. Nel nostro sito c'è un articolo scritto, non l'abbiamo nominata, dalla nostra Suor Cinzia Giacinti, che è parte del nostro progetto, una suora apostolina, quindi rientra totalmente dentro questo progetto, suora apostolina italiana, ma che vive e lavora qua a San Paolo, che ha scritto, ha intervistato proprio un giovane brasiliano e dice anche qualcosa proprio su quello che sta vivendo il paese, e quindi però in maniera positiva, ripeto. Si parlerà italiano e portoghese su Pop-Up? Questa è una domanda che non ti ho fatto, Marco. Allora, si parlerà solo in italiano, quindi gli articoli anche scritti dai portoghesi, dai brasiliani, verranno tradotti in italiano. Le testimonianze dei fondatori o di altre persone saranno sottotitolate in italiano. Benissimo, quindi davvero ci sarà la possibilità anche per chi non parla italiano, parla portoghese, magari per qualche giovane brasiliano che entrerà nel gioco di relazioni, di amicizie, di pop-up, di partecipare a questo scambio, a questo momento di evangelizzazione, di apostolato, di conoscenza. E poi sicuramente il sito Pop-Up, il progetto Pop-Up resterà come luogo di commento, di scambio di opinioni e di bei ricordi a proposito delle giornate della GMG di Rio de Janeiro, che vi ricordo è dal 23 al 28 luglio, quindi si avvicina sempre di più. E oggi, questo 27 giugno, vi abbiamo presentato questo progetto Pop-Up, il sito www.popup.net, attraverso il quale potrete vivere intensamente la GMG brasiliana del 2013 con Papa Francesco. Io ringrazio l'ideatore di questo progetto, il presidente dell'associazione di promozione sociale mediante Marco Biggio. Grazie Marco Biggio, in bocca al lupo, buon lavoro con Pop-Up. Grazie Fabio per averci dedicato spazio anche stamattina in radio e per averci fatto da moderatore in questa conferenza. Ecco, già sul sito della Radio Vaticana, radiovaticana.va/105, c'è anche la trasmissione realizzata su Radio Vaticana per presentare questo progetto così interessante. Saluto sempre dal Brasile Jacqueline Oliveira. Jacqueline, buon GMG anche a te, buon lavoro. Grazie Fabio. Approfitto per fare anche un saluto alle persone che stanno ascoltando brasiliano, fanno un poco in portoghese.
Sejam bem-vindos ao projeto Pop-Up, né, as pessoas que estão colaborando desde já com a preparação, as novas comunidades, todos os amigos que estão acompanhando. Então, sejam bem-vindos ao projeto Pop-Up, né? E grazie mille, Fabio. E Grazie. complimenti per la vittoria con l'Uruguay, complimenti. Grazie. Ah, oggi c'è la Italia, No, speriamo che no, 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 possa mi sa di no, mi passare. sa che ti sbagli. Mi sa che ti sbagli. E continuiamo salutando, Grazie. ovviamente sono Mariangela Tasselli che rappresenta le religiose, figlie di San Paolo che partecipano a questo progetto. Grazie, sono Mariangela, buon lavoro anche a Napoli e a Salerno, anche a voi. Grazie, grazie mille Fabio. Solo un'ultima cosa per dire che di fatto stiamo tentando, quindi è ancora un work in progress, di realizzare delle fotopreghiere e cover per Facebook in più lingue, così che attraverso tutto l'ambito cross-mediale possano poi avvicinarsi ed essere raggiunti da questo messaggio anche giovani e persone di tutte le lingue. Grazie a te Grazie, per il tempo dedicato, grazie. grazie, grazie a te, sono Mariangela. Ringrazio molto anche Paola Fumagalli, addetta stampa di Pop-Up. Speriamo davvero che da oggi si inizi a parlare di Pop-Up, non è vero, Paola? Ma sicuramente si inizierà a parlare di pop-up. Da oggi in poi inizierà un grosso lavoro per farci conoscere. Grazie anche a Maria Rosaria Finelli. Sui social speriamo già ci siano delle reazioni alle cose che abbiamo detto in onda, in rete, anzi. Sì, già abbiamo qualche persona che, vabbè, ci hanno dato un po' di gente in bocca al lupo e ci hanno detto che ci seguiranno, adesso speriamo bene. Qualche mi piace ce l'abbiamo avuto. Sì, su Facebook, sì, certo. Benissimo, grazie davvero anche a Maria Rosaria Finelli, buon lavoro, grazie a tutto lo staff di Pop-Up che ha partecipato a questa conferenza stampa e vi ricordo sul sito www.popup.net potete seguire la GMG di Rio de Janeiro 2013 fin da oggi. Fabio Colagrande vi ringrazia per essere stati in rete con noi, a tutti una buona giornata mondiale della gioventù.